Eccoci ritornati insieme. Adesso cambiamo totalmente argomento. Abbiamo parlato della Giornata Mondiale della Gioventù. Questa volta vogliamo parlare di eventi che in qualche maniera raccontano l'estate. L'estate è il tempo opportuno per stare insieme, per bere un calice di vino sotto le stelle. Allora, a proposito di questo argomento che tanto ci piace, vorrei dare il benvenuto ad Anna Gennari, vice delegata della Regione Puglia dell'Associazione Nazionale Le Donne del Vino. Buongiorno Anna, ben trovata. Grazie, buongiorno, bentrovati E voi. con Anna vogliamo raccontare questo evento così importante che si terrà a Vieste, la capitale turistica del Gargano, che ogni anno vede milioni di persone appunto per le vacanze estive, e parlare di questo evento Summer Wine, che vede appunto le donne del vino nella cittadina appunto di Vieste per raccontare il vino. Allora ti chiederei, Anna, di riassumerci un po' il senso e il significato di questo evento. Beh, Summer Wine la possiamo definire la festa dell'estate dell'Associazione Donne del Vino Delegazione Puglia. Siamo alla nona edizione e quindi questo ci dà anche un senso della portata dell'evento, che ogni edizione è stato sempre un grande successo. Quest'anno ritorniamo a Vieste. Diciamo ritorniamo perché lo scorso anno si è svolto soltanto parzialmente, complice il meteo che non ci fu proprio tanto amico. E quindi vogliamo ritornare per dare ancora un senso e fiducia a questa terra, quella del Gargano. E ci saranno i vini delle nostre associate del Gargano per un aperitivo in barca, ma non solo. Oltre circa 22 etichette che rappresenteranno la Puglia enoica dal Gargano sino giù al Salento. Per chi non la conoscesse, l'Associazione Donne del Vino è un'associazione che tiene insieme in tutta Italia più di 1000 donne che hanno a che fare con il mondo del vino in maniera davvero trasversale. Non solo produttrici, ma anche sommelier, ristoratrici, enologhe, donne che si occupano dell'accoglienza in cantina, nella comunicazione, davvero tante le professioni che possono essere accomunate da questo grande amore e passione per il vino. In Senti Anna, Puglia le io donne. Dimmi. avendo fatto anch'io delle esperienze del genere, ma penso anche alcuni nostri amici telespettatori, ecco, sono rimasto sorpreso dal modo di raccontare il vino da parte delle donne, perché noi siamo troppo spesso, ecco, in maniera un po' stereotipata, abituati alla figura del sommelier uomo, insomma, che ci racconta il vino in un determinato modo. Però il vino raccontato dalle donne possiamo dire che assume un'altra caratteristica. Io non so se qualcun altro ti ha mai fatto questo tipo di osservazione. Poi soprattutto il vino pugliese, che è un vino, permettimelo, quasi femminile per la sua delicatezza, ma anche per tante volte per il suo carattere forte. Credo che da questo punto di vista nasconda e riveli anche delle caratteristiche importanti. Non so se sei d'accordo con me. Beh, sì, il vino al femminile o raccontato da una donna probabilmente ha dei toni differenti e come giustamente dicevi tu, si riesce ad avere insieme quella delicatezza, quella grazia che dovrebbero essere proprie di una donna, ma insieme anche a questo carattere forte e tenace. Quindi riusciamo forse ad avere insieme quelli che sono i caratteri dei nostri vini, i vini pugliesi, a partire dai delicati bianchi, alla freschezza di un rosato, sino alla corposità e alla complessità dei rossi. E quindi le donne del vino, in particolar modo le donne del vino della delegazione Puglia, probabilmente riescono a mettere tutta quella tenacia, quella forza, quell'entusiasmo, quella passione che quotidianamente mettono nel vivere questa bellissima professione che ci lega al vino, in un modo o nell'altro. Senti Anna, non per cambiare argomento, però come dire, uno dei talk che contraddistingueranno questa edizione di Summer Wine, che si terrà a Vieste appunto il 27 luglio, abbiamo tralasciato di indicarlo, ma la data è 27 luglio, è Amica Acqua, un bene comune. Ecco, dal vino passiamo all'acqua, ma non per, ecco, esaltare qualche tipo di caratteristica, ma soprattutto perché per fare il vino c'è bisogno dell'acqua, ma soprattutto dell'acqua che irrighi le
delle piante, perché altrimenti senza acqua non ci sarebbe vino. Beh, le donne del vino non restano insensibili, anzi a tutte quelle che sono le tematiche che in questo periodo, ormai da un po' di tempo, sono davvero importanti per il nostro vivere quotidiano, anche nell'agricoltura. E l'acqua è davvero un bene prezioso. Siamo molto sensibili e pronte a dover tutelare tutti quegli argomenti e quelli che sono importanti, no? Nell'agricoltura. L'acqua davvero è un bene fondamentale, ma per tutti noi. E quindi noi affronteremo proprio in un breve talk a seguire da una meravigliosa ed entusiasmante gita in barca con un aperitivo per vedere le calette che offre il territorio lì a Vieste. Affronteremo, diciamo, un breve talk che insieme al professore Pazienza dell'Università di Foggia, per affrontarlo e farlo proprio questo tema, questa cura dell'acqua come bene comune. Mi piace anche ricordare che avremo come gradita madrina dell'evento la presidente nazionale dell'Associazione del Vino, Daniela Mastro Berardino, e insieme alla delegata Puglia Renata Garofano e a tutte le socie faremo sì che questa giornata di Summer Wine 27 luglio possa essere davvero una bella giornata insieme per celebrare i vini di Puglia, ma per ricordare questo argomento davvero importante che è l'acqua come bene comune. E allora, evviva i vini di Puglia, noi ci salutiamo Anna, ti ringraziamo e vi auguriamo buon lavoro ma anche buon divertimento, perché il vino è anche questo. Grazie per essere stata con noi. Grazie a voi.